La sana alimentazione è un diritto del bambino e questo è il filo conduttore del convegno ospitato nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo e promosso da UNICEF. È stato organizzato insieme alla provincia con il patrocinio di Regione Toscana, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Coldiretti, ASL 8, FIMP Toscana e Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo. Il diritto ad una sana alimentazione è fondamentale per il presente dei bambini e per il futuro. La sana alimentazione comincia dal primo momento di vita, cioè comincia dall'allattamento al seno. La Regione Toscana ha fatto varie campagne in questi anni per l'allattamento al seno e poi dura in tutto il resto della vita ed è una questione eminentemente educativa. Dalle analisi vediamo che mangiano frutta e verdura quei bambini i cui genitori mangiano frutta e verdura, hanno uno stile di vita sano, fanno sport, quei bambini e quei ragazzi i cui genitori fanno sport e fanno attività motoria. È più facile educare a stili di vita sani e ad alimentazioni consone bambini piccoli, diventa un po' più difficile proprio perché aumenta la loro autonomia farlo con gli adolescenti. Qui entrano in campo anche le altre agenzie educative oltre alla famiglia. Quest'anno l'UNICEF vuole affermare questa importante presenza in Italia perché sono 40 anni che l'UNICEF lavora in Italia, si è aperto nel 1974 per la prima volta e ha fatto tantissimo, ha percorso tanta strada e ora vogliamo portare anche questo tipo di attività, cioè informare i nostri bambini, le nostre istituzioni che anche loro hanno dei diritti e questi diritti vanno mantenuti. Questo progetto che i miei alunni andranno a presentare è nato in collaborazione sia con l'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella di Badia Alpino, di cui appunto facciamo parte, sia con la Casa della Salute di Civitella e in particolar modo con l'aiuto della pediatra di base, la dottoressa Laganà. La finalità, ora sono state spese tante parole, perciò io più che parlare io, ecco, lascerei la parola ai ragazzi. Vabbè, noi abbiamo creato un libro, una specie di libro che poi andremo a illustrare. Forza. Nel progetto Educazione Alimentare, partendo da due fiabe, abbiamo affrontato diversi argomenti legati all'alimentazione e alle abitudini corrette per mantenersi in buona salute. Spesso noi bambini trascorriamo la maggior parte della giornata fermi davanti alla televisione e al computer. Spesso consumiamo molte merendine ricche di calorie che non vengono smaltite con il movimento. Noi alunni della classe quinta di Ciggiano abbiamo ideato e realizzato questo libro, rivolto ai genitori e quanti vogliono imparare a mangiare seguendo la norma di una corretta nutrizione. Perché il giusto comportamento alimentare comincia dall'infanzia e deve accompagnarci in ogni età della vita. Una qualsiasi macchina, dall'auto al treno all'aereo, per funzionare ha bisogno di energia. Il corpo umano è una macchina che per pensare, parlare, comunicare ha bisogno di energia. Energia fornita dagli alimenti, sia animali che vegetali. Questo processo viene detto alimentazione, la crescita e la salute sono legati al regolare apporto dei principi nutritivi, qualità e quantità opportune. Essi sono sostanze contenute negli alimenti, si possono raggruppare in 6 categorie, i carboidrati, i grassi, le proteine, l'acqua, i sali minerali e le vitamine. È importante sapere che i principi nutritivi sono presenti negli alimenti in quantità diverse, che non esiste un alimento completo che racchiude in sé tutte le sostanze nutritive nelle quantità necessarie all'organismo. Una dieta bilanciata deve contenere tutti i principi nutritivi, ma in che rapporto? La piramide del cibo che si rifà alla dieta mediterranea indica in quale proporzione è opportuno consumare gli alimenti, in quantità maggiore gli alimenti ricchi di carboidrati che stanno alla base della piramide, in quantità minime gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri che stanno al vertice. Inoltre, per un'alimentazione sana è bene seguire i seguenti consigli: non consumare troppi alimenti d'origine animale e preferire alle carni rosse, maiale e vitello.
quelle bianche, pollo tacchino, che sono più magre e contengono meno grassi. Mangiare il pesce 3-4 volte alla settimana. Usare come condimento gli oli vegetali e in particolare l'olio d'oliva, perché sono privi di grassi, preferendoli al burro, allo strutto, al lardo e alla panna. Preferire il latte parzialmente scremato, i latticini e i formaggi meno grassi, mangiare il pane, la pasta, il riso, le patate e i legumi. Mai fare a meno della frutta, cominciare la prima colazione e delle verdure, perché hanno un'azione estremamente benefica per l'organismo, in particolare per l'intestino. Non bere bevande gassate e alcoliche. Limitare l'uso di sale, ripartire l'alimentazione della giornata in più pasti. Normalmente i pasti devono essere 4-5, colazione, pranzo, merenda e cena. Ora andiamo a vedere come dovrebbe essere una corretta alimentazione quotidiana e come distribuire le calorie durante i pasti. Abbiamo diviso in 5 pasti principali. La prima colazione, che deve essere a base di latte, frutta, biscotti. L'intervallo, qui abbiamo cibi che generalmente i nostri alunni mettono nello zaino, quello che noi insegnanti, tra virgolette, definiamo le famose schifezze, perché sono patatine, caramelle e tutto, e da preferire invece, che so, yogurt, frutta. Qui vediamo che il bambino non riesce a avere poi una concentrazione, un'alta concentrazione, se ha questi cali di zuccheri. Passiamo poi al pranzo, che è il pasto principale. E anche qui ormai la colazione è stata, l'apporto calorico si è esaurito e abbiamo bisogno di nuova energia, di questo famoso carburante. Anche qui il pranzo, vediamo Homer che è disperato per la fame, anche qui deve essere ricco di cereali, di pasta e di riso. Arriviamo alla merenda, dopo far finta di fare compiti abbiamo questo, bisogna di nuovo ricaricarsi. Alimenti da preferire, alimenti da evitare, sono i soliti alimenti, patatine, queste cose qui. E veniamo alla cena. La cena, tutti voi brontolate quando a tavola trovate il minestrone, forse anche noi adulti qualche volta, e invece nel minestrone abbiamo un apporto calorico notevole. L'ultima pagina a cosa è dedicato? Allora, questo lavoro era previsto per la scuola dei genitori, come giornata conclusiva della scuola dei genitori che si realizzerà, insomma, avrà la sua fase conclusiva, penso il 29 di questo mese. Allora con i ragazzi abbiamo stabilito un patto che verrà sottoscritto e firmato. Noi insegnanti ci impegniamo a partecipare a una sana educazione alimentare, a mangiare più frutta e verdura, a non eccedere nei compiti per permettervi un'attività fisica. Ovviamente per attività fisica quello che io dico sempre ai miei alunni non è lo spippolare con videogiochi, comunque vabbè, è camminare. E i genitori, gli alunni si impegnano a ascoltare attentamente queste lezioni, a mangiare frutta e verdura e a fare attività fisica con regolarità. E i genitori cosa devono fare? Devono dare prima di tutto il buon esempio a tavola e adeguare la spesa a un'alimentazione corretta e dare per merenda o una frutta o uno yogurt oppure il classico panino, pane e olio come si usava ai miei tempi. Questo verrà sottoscritto e qui il nostro lavoro è terminato.